Ciao Macerata, per mille ragioni personali non solo avrei un immenso piacere ad essere lì con voi, ma Bergamo e le sue pietre mi trattengono, per cui non potevo almeno non segnalare la mia presenza con i rudimentali mezzi che la moderna tecnologia ci consente, ma efficaci e veloci. Quindi Macerata 2020 è davvero un progetto, un sogno, un'utopia che si vuole realizzare, importantissima. Abbiamo speso molta energia e entusiasmo, però è un progetto così bello che ne ha generate altrettante e confido che riusciremo a farlo in un modo o nell'altro. Ci tengo a dare la mia testimonianza perché questo progetto in qualche modo parte dalle cose incredibili che sono successe nell'estate appena trascorsa con il festival dedicato all'Oriente, che ci ha permesso attraverso il passato, attraverso il viaggio nei capolavori di Verdi, Puccini, Turandot, Butterfly, Ida, di riscoprire con uno sguardo diverso, quindi attuale come lo sono le opere, che sono cose vecchie, scritte da gente che non c'è più, ma che continuano a rinascere e a essere più vive che mai. Queste opere, questo festival mi ha fatto rivedere, riscoprire figure fondamentali del vostro territorio, come Matteo Ricci, Iucci, Beligatti e figure incredibili che hanno saputo tracciare una mappa, forse un po' nascosta nel tempo, ma è tempo di liberare le scorie del tempo trascorso per tornare a capire quanto è urgente, contemporaneo e pieno di possibilità il viaggio che da Macerata ci porti a Oriente. Come prepararsi a questo viaggio? Tirando fuori i gioielli di famiglia. Abbiamo due eccellenze nella nostra città, tra le tante, però quelle che mi toccano da vicino sono l'università, con la vicina e splendida Camerino, e poi il teatro. Quindi pensare alla formazione, allo spettacolo come una coppia di valori, su cui lavorare. Pensare che la nostra città sia un grande campus a cielo aperto in cui formare giovani artisti da tutto il mondo e tecnici e professionisti sull'ambito dello show business, dello spettacolo dal vivo. E il laboratorio di questa formazione nel 2020 sarà proprio un grande spettacolo diffuso che racconta tutto questo e che avrà lo Sferisterio come epicentro, ma anche vari palcoscenici naturali o artificiali costruiti ad hoc sparsi nel territorio, che in questo momento, oltre alla ricostruzione dopo il sisma, ha bisogno anche, come dire, di dare dei contenuti spirituali che risollevino una volontà di andare avanti che è messa a dura prova dai tempi che stiamo vivendo. Quindi non sono qui, ma sono lì con voi e spero davvero di tornare presto, insomma, qualche mese, qualche settimana e sarò ancora a rompervi le balle a Macerata e intanto vi lascio tutto il mio più grande e affettuoso. A presto e buon lavoro, ce ne aspetta tanto da fare.